Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di JumpyTech. Siamo tornati. Siamo tornati in compagnia di Morri. Perché mentre stavamo andando al Burger King, stavamo guidando, mi è venuta questa idea un po' particolare. Ho avuto l'ispirazione perché stavo guidando. Sì, mi è venuta l'idea di fargli rifare il quiz della patente. Dopo quanto? Quanta che è la patente? Dai 18 anni, ne ho 24, 6 anni. Dopo 6 anni? Più di 6 anni, io l'ho avuto a 16 anni la patente, 17. Ah, perché anni. Tu quello teorico l'hai fatto a 16 anni? Sì, 17. Ah, quindi sono 7 anni. 7 anni che la patente. Come se la cava, quindi rifacciamo, rifare l'esame della patente. Se non sbaglio ci ho provato tipo... un anno fa, due anni fa, e ho fatto schifo, se non ricordo male. Allora, Giorgio, refresh la pagina perché così recuperi il tempo. Siamo legit. 3, 2, 1. Hai mezz'ora per farlo, ma spero tu ci metta molto. La pericolosità del sorpasso è determinata dal rischio di collisione in fase di rientro in corsia con il veicolo sorpassato. Senza che non ci vedi. La pericolosità del sorpasso è determinata dal rischio di collisione. Certo, vero, figa. Già questa è una super cazzola solo a leggerla, non capisci un cazzo. È vera. Allora, tutte quelle che sono orientate verso tipo la safety sono vere. Ok. La corsia di sinistra rappresentata in figura consente al conducente di proseguire dritto e di svoltare a sinistra. Io non ti dico un cazzo. Ma che me saccio? È uno stop, però c'è un incrocio. C'è la linea continua, ma questo vuol dire che non puoi. Puoi andare solo dritto in teoria. Non lo so, io non le guardo le segnaletiche a terra. Non ce ne frega niente. Sono sotto lo sguardo, quindi vabbè. La striscia bianca trasversale in figura può essere complementata. Sì, con la cosa di stop, sì, vero. Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere mancata segnalazione degli incroci. Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere mancata segnalazione degli incroci. Ma che minchia. La struttura della strada. Falso. Vabbè, vai. Ma che cazzo di domanda era, compa? Ma che vuoi? Queste ci sono all'esame. I pannelli integrativi in figura. Ma che sono sti pannelli? Indica un'intersezione. Sì, X uguale a Y. Ti dico che quella è falsa palesemente. Però non la vai a cambiare. No, non la cambi, bastardo. Che ne sai? Non la cambi. Ti giuro che non è quello il segnale. Non la cambi, fa ancora. Ormai non la cambi. Il sorpasso in prossimità di un dosso è consentito sulle strade a due corsie per senso di marcia. Ma che chiare so io? Dosso non sì. Il dosso. Il dosso quello più alto che comunque. Ma che dici? Il dosso è semplicemente il dosso artificiale. Non penso. Ma sarebbe, che cazzo dici? Sarebbe specificato dosso artificiale. È consentito. È pericoloso, non si fa. Questo era forte. Chi passa per prima? Chi passa per prima? Utam, ma con l'abisso ma. Nell'incrocio rappresentato nella figura, i veicoli T e B possono transitare contemporaneamente. Che poi, tra l'altro, questa cosa. Sentiamo. È una cazzo. Io che cazzo so dove deve andare A. A potrebbe mettere la freccia a destra sia per girare qua. Che per girare. Ma la regola degli incroci vigila una regola che. Sì, passa che ha la destra libera. E basta. E chi non, ci non te ne frega. Ma allora perché mi indichi la figa di. No, non è così. Adesso vedrai. Ti faccio vedere nella prossima cosa di incrocio. Sì, sì. Il segnale raffigurato preannuncia una curva pericolosa a destra per gli autocarri in transito. Ah, chi sei autocarro? Beh, buono a sapersi. Una curva pericolosa a destra. Cioè, sei veramente una chiavica. No, questo è un segnale di obbligo, quelli blu. Falso. Meno male che sei questo. Tosta è vietata nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici. Vero? Chi so? Figura mitologica mai vista o vigile. I vigili in mezzo alla strada, mai. I vigili a Palermo ci sono solamente per rompere i coglioni e creare traffico. Perfetto. Italiano medio, Murri, eccomi. Quando il vigile si dispone di profilo con le braccia aperte e picchicci su una shield e a fare aria. Come in figura è consentito il passaggio delle correnti di traffico che scorrono parallele alle sue braccia. Il sovraccarico del veicolo comporta maggiori difficoltà di guida, mentre non comporta problemi per le sospensioni. Il segnale raffigurato deve essere rispettato anche dai conducenti di complessi di veicoli. Complessi di veicoli. Autoarticolati, questi si intende per complessi di veicoli. Ma chi sei autocarro? Perché abbiamo detto che prima è autocarro. Se autocarro prima è autocarro anche ora. Capito, ma la lunghezza kid è? Non è che se ci passa un autobus di 20 minuti ci passa. Questo è divieto, segnale divieto. Vabbè. In presenza del segnale raffigurato è necessario frenare bruscamente. Ecco, questi sono punti cazzate. Regalati. Questi sono i punti regalati che ci piacciono. Anche gli esami. Peccato che all'università non succede mai. Come quelli. Ah, in caso di ferita, di gettare l'alcol sulla ferita. Sì. Vabbè, però disinfetta. Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale? Lui. È in ogni caso assoggettato alla revoca della patente. Non è vero, dipende. Giungendo a un incrocio bisogna essere prudenti e tolleranti nei confronti di chi, pur non avendo la precedenza, passa ugualmente per primo. Prudenti e tolleranti, vero. No, c'ha sputare. No, perché li pietto. Lo devi uccidere. Le luci rosse lampeggianti in figura obbligano ad arrestarsi ad un passaggio a livello ferroviario senza bandiere. Barriere, facciamo. Su, è una sola accesa. Ah, lampeggianti, perché è fa lampeggiante. Ecco, sì, sì, è vero, perché sono quelle che 24 minuti, in 6 minuti già ne ho fatta quasi metà. Bene, benissimo. Sono 40 minuti. L'uso degli indicatori
indicatore di direzione necessario per almeno 500 metri dopo aver effettuato... Porca, 500 metri! La posizione antiriflesso dello specchio retrovisore centrale di un autoveicolo non può essere utilizzata quando si circola su autostrada. Ah, capito, quel freghetto che abbassi. Mai usato, che non esiste, nel nostro auto non esiste perché si oscura da solo, quindi... Stai veramente pensando? Mica chi se ne era, vero? Il segnale raffigurato indica bla bla bla. No, questo è segnale di hobby. La distanza di sicurezza può essere maggiore dello spazio percorso nel tempo di reazione. Deve essere maggiore. Se un ferito della strada si è ustionato, è consigliabile non togliere i vestiti rimasti attaccati alla pelle. Ah, oh, che schifo, sto vomitando. Vero. Che gli strappi in la carne. Cioè, Ceretta, lo distruggi. Nell'incrocio rappresentato... Qua non vedi che ti indicano anche le direzioni. Ok, nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo S transita per ultimo. In realtà... No, ti spiego perché. Se lui andasse qui, avrebbe la destra libera, quindi potrebbero passare lui e lui contemporaneamente e lui per ultimo. Quindi questi cosi in realtà servono. Però nella real life, come cazzo fai a nella sapere? Nella real life non vale metti questa legge del cazzo. Metti che questo mette la freccia a destra. Non sai se chi sa girare qua o a girare sotto. Non lo sai. Nella real life non esiste, tu stai facendo un test. Beh, comunque S teoria... passa per ultimo? Vero. Scorrere. Ah, soccorrere. Un ferito dalla strada è obbligatorio solo per i medici e per... No, falso. Fake. Il poggio testa è particolarmente utile per rilassare la muscolatura durante la guida. Penso sia vero. Minchia sei il poggio testa? Per evitare il colpo di frusta. Figa. E quindi è falso. Io penso sia falsa, però non lo so. Cazzo sei, non ha la poltrona massaggiante, come fa? È già caduto motociclistico. Per essere omologate devono essere unicamente di colore nero. Cioè, è proprio bello. Questa cazzata, però. Però ci sta. Io quanti errori posso fare al massimo? 4. Ah, vabbè. Finiamo qua già, signor. Come fa? Ma tu sei mai stato bocciato, no, vero? All'esame della patente, no. Per diminuire il rumore emesso da veicoli a motore, è opportuno praticare dei fori. Sì, ci facevano. Se il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore del veicolo, i pannelli in figura devono essere due, posti trasversalmente alle due estremità del carico. Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli trainati da cavalli. Cioè, esiste questo segnale? Evidentemente sì. È obbligatorio regolare la velocità in prossimità di intersezioni. Meno male. I rimorchi sono muniti di silenziatore. Falso. Conducente coinvolto in un incidente stradale deve fornire le proprie generalità, gli estremi della patente, della targa e dell'assicurazione del veicolo alle persone danneggiate. Il conducente coinvolto in un incidente di questo stradale dovresti essere esperto comunque. Deve fornire le proprie generalità, gli estremi della patente, della targa e dell'assicurazione. Vero, penso. Procediamo. Il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane secondarie è di 90 per autovetture con carrello appendice. Quindi se tu non hai appendice in extraurbane dovrebbe essere 110. Ma per carrello extraurbane è 110. L'extraurbane non sono... È 70. Ah, oh, viene Michelangelo 50. Ah, ovvio, la regione quant'è? 70. E allora? E non è extraurbana. Rispondi quello che vuoi. Falso. Il segnale raffigurato è posto all'inizio del centro abitato, su tutte le strade di ingresso, dov'è? Tutte a Taranto. A Taranto c'è questo segnale. La patente... La categoria di patente B. La patente di categoria B, con codice armonizzato 96, consente di guidare le autovetture trainanti un rimorchio non leggero, purché la massa massima autorizzata, la massa massima del complesso non sia superiore a 4200. Per me è una cazzata con boato. Ma falso. Il segnale raffigurato preannuncia l'inizio di un cantiere stradale. Ma chi sono la precedenza? Ma che cazzo dici la precedenza? No, la precedenza è il triangolo. Non devi chiedere a me, l'esame è tuo. Tu non puoi chiedere quando fai la... Vero, è mimmi che ne fotte. Compa, se fai più errori è letale comunque la cosa. In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci dobbiamo dare la precedenza se il semaforo è spento e l'agente di traffico ci ordina di fermarci. Vero, la gente è sempre più la gente forte. Sì, è sempre quello più minchia. Ecco, porco, questo è il cantiere. Il segnale raffigurato può essere integrato da un pannello che indica la lunghezza del cantiere, vero? Quindi ci mise Pavos. In un secondo si percorrono circa 28 metri. Se si viaggia a 100 km orari. Poi c'era la formuletta che abbiamo detto in autoscuola, ma non me la ricordo minimamente. Devi fare per 3,6 e hai metri al secondo. Che è così? Ma si può usare che cosa c'è all'esame? No, però vabbè, dai. 27, sì. Wow. Sì. Prego, pa, 300 metri al secondo è la velocità della luce. Mamma, che cazzo no, è la velocità del suono, se non sbaglio. Il segnale raffigurato è un segnale di periscrizione. Che minchia è prescrizione? La prescrizione è da... Il medico. Sembra una merda. Vero. Ultima domanda. Ah, ultima domanda. Oh, incredibile. Nel caso di intersezione a distanze inferiori a 50 metri, il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto dietro al veicolo nella posizione più idonea ad essere avvistato. Con ben 16... Te lo voglio far vedere. Con ben 16 minuti di anticipo finisco la mia prova. Non lo vuoi rivedere, Giorgio? No, non le rivediamo. Sì, ami! Io nemmeno le ho riviste. Non me lo... E dico 3, e dico 2, e dico 1. Pa!
Porca ma... Dai, dai, 6 errori. 6 errori, compa, me l'aspettavo molti, molti di più in realtà. Hai fatto 6 errori. Allora, vediamo gli errori. Questa è la vera. Cosa fa per incimenti dovuta alla... Era vera questa, ma lol. Dico cosa ne so io, ma è facile. Era strana, era formulata male con questa domanda. Vero, minchia, queste due te le potevo detto, fare. Te l'ho detto, io che te l'avevo detto. Allora, però, dai, su 46 40,6 sbagliate. No, no, onestamente mi aspettavo molti di più. Minchia, mi aspettavo tipo 15. Mi aspettavo molti di più, va bene. Devo farlo fare alla mia zita, ho un altro video. Ragazzi, se questo video arriva 25.000 mi piace, lo faccio rifare alla mia ragazza. Io spero che come sempre vi sia piaciuto. Giorgio deve studiare un attimino e rivedere un attimo i suoi segnali. Già vedete che è tutto. Ciao ciao.